Domani è annunciato sciopero delle fibre ottiche. Si prevedono difficoltà nei collegamenti con l'estero, si consiglia quindi di prenotare con largo anticipo il porno sulla rete torrent e sulle altre reti peer-to-peer. Elio e le storie tese nel 1996 pubblicò un brano che, se non avete mai sentito, vi consiglio di andare a cercare subito su iTunes, Spotify o quel che l'è, intitolato Mio cugino. Io oggi, a distanza di quasi 20 anni, ho la sua risposta. Mio cognato ne capisce. Il cognato che ne capisce, anche detto l'arma di distruzione di massa. Una sera finiamo di preparare un nuovo computer completo di stampante. Visto che il cliente vive fuori città, per evitare qualsiasi problema proviamo persino la stampante in laboratorio. Accludiamo il foglio di stampa e imballiamo tutto. Di questo ne parleremo un'altra volta. E il cliente viene a ritirare il PC. Se avesse bisogno di aiuto, qualche dubbio, mi dica pure. No, non si preoccupi! C'è mio cognato! Che ne capisce! Stasera me lo monta lui! L'indomani il cliente mi chiama. Guardi, tutto a posto, però la stampante non siamo riusciti a farla funzionare. E mio cognato, grande esperto di computer, ha detto che dovete sostituirla perché è guasta. Senta, le prometto che se la stampante non funziona, gliela cambiamo. Però, prima di fare tutta quella strada, mi consenta di dissentire un attimo dalla diagnosi di suo cognato. Perché ieri sera, prima, la stampante l'abbiamo provata! Le abbiamo anche accluso un foglio di stampa! Lei è davanti al computer in questo momento? Facciamo assieme qualche test veloce, ma per quante istruzioni gli dia, effettivamente sembra che abbia ragione lui. La stampante appare morta. E va bene. Proprio l'ultima cosa prima di farle smontare la stampante e portarla qui in negozio. Seguiamo un attimo i collegamenti. Il cavetto grigio, quello che va dal computer alla stampante, è collegato? Persino avvitato sul case. Bene. Il cavetto nero che va alla presa è collegato anche lui? Sì, è collegato al computer. Al computer? Come al computer? Scusi, dico il cavetto nero, quello che va alla presa e le... Sì, sì, è collegato al computer, gliel'ho detto, è grigio e va al computer. No, no, aspetti, parlo del cavo nero! No, no, è grigio ed è avvitato al case, gliel'ho detto, abbiamo anche provato a staccarlo e riattaccarlo. Io parlo di quello nero, quello della corrente... L'abbiamo anche provato a muovere il cavo, ma non dà segni di vita. Nella scatola della stampante troverete una busta di plastica trasparente con il manuale e un cavetto nero che vi siete dimenticati di collegare dalla stampante alla presa di corrente, quella sul muro! Pensate che si fossero convinti? Ottimisti! Ha avuto persino il coraggio di rispondermi: ma perché? Va collegato! In effetti no, sempre che mi riesca a far entrare un centinaio di pile stilo nella stampante. Ciao a tutti e alla prossima!